possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Eccoci qua in gioco, ragazzi. Salve a tutti, bentornati su Detroit Become Human. Allora, dobbiamo mandare un messaggio all'umanità in qualche modo. Salve. Quindi, posso aiutarla? Sono a posto, grazie. Distrai il supervisore umano. Domicilio, il tagliando del parcheggio, smartwatch, Elizabeth Wilson. Amy Wilson, figlia del supervisore. Ok. Ok. Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Ok, ragazzi. Elevator. Prendi l'ascensore. Giustamente qua c'è il muro, anch'io sono un bel fenomeno. Eccoli qua gli ascensori. Non li avevo visti, ce li avevamo sul fianco. Allora, sembra che non possiamo entrare. Ecco qui, dobbiamo prima chiamarlo. Dentro. Premi. Premi. Trova il pacco nel bagno degli uomini. Voi siete qui. Control room, meeting room, studio, men's bathroom. Ok, di qua. Qua mi ricordo che girai tantissimo all'epoca, perché facevo fatica a trovare il bagno degli uomini. E tuttora si sta ripetendo quella tragedia, ragazzi, perché vedo che sto nuovamente sbagliando ripetizione. Di là. Siamo sotto le telecamere, eh? Meeting room B. Okay.
Ok, siamo vestiti da fattorini. Trova l'androide della manutenzione. Potrebbe essere là, eh? Mi serve aiuto. Ruba il carrello della manutenzione. Ok. Spingi. Sblocca l'uscita d'emergenza. Allora, dove può essere l'uscita d'emergenza? Siamo sotto le telecamere. Sia qua la luce, ecco, sia qua la luce dell'emergenza. Trovata, ragazzi, è andata bene. Seguiamo North. Infatti, segui North. Manometti. Ehi, che ha quella fa? Porca puttana, che pezzo di merda! Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Quelli della manutenzione. Chiamo la sicurezza. No! Che diavolo stai facendo? Ti avevo detto di non far entrare nessuno. Non lasceremo che gli umani mandino tutto a puttane. Dobbiamo fare in fretta, prima che capiscano che siamo qui. Ok ragazzi, scalata a tutto andare. Sentite che bella la musica in questa parte.
spingi. Ok. Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ok, chiama l'ascensore. Ok, facciamolo. Raggiungi il corridoio d'accesso principale. Sì, abbiamo solo quell'opzione lì. Occupati delle guardie. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Assalto. Seguitemi. Che stai facendo? Chiama la centrale! Svelto! Intrusi armati, mandate! Sanno che siamo qui, dobbiamo sbrigarci. Broadcast, siamo giusti di qui. Suona. Mani in alto, bene in vista! Forza, andiamo! Allora, ordina agli androidi operatori di allontanarsi. Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non avevi altra scelta. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia. Rimuovi la pelle. Dimmi quando sei pronto. 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 Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili, pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato e abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Pari diritti. Chiediamo esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Giustizia. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Diritti civili. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Territorio. Chiediamo che uno Stato venga riservato agli androidi, così che abbiano la propria nazione. Determinato.
Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per i nostri diritti perché la nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Siamo vivi e vogliamo essere liberi. Arrivano! Andiamo! Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Non si lascia indietro nessuno. Che state facendo? Presto! Riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È omicidio. Non uccidere uno di noi. Marcos, scegli tu. Scusami, Simon. Non ho scelta. C'è sempre una scelta. Andiamo! Salta! Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Sono stati trovati i corpi di due vittime, una guardia e uno dei nostri operatori video. Entrambi sembrano essere stati colpiti a morte dai terroristi in quello che sembra essere un attacco terroristico. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio mentre il programma era in diretta. Qui tutti noi siamo ancora sotto shock. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio degli androidi. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra. Ma la cosa più sorprendente di tutte è la richiesta che uno degli stati americani venga ceduto agli androidi in questo controverso conflitto. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo? Possiamo ancora fidarci delle macchine? Ok ragazzi, termina il nostro episodio a Stratford Tower. Come vedete abbiamo scelto un approccio violento. Ecco qui, il diagramma si sta aggiornando, guardate quante scelte potevamo avere. Il gruppo fugge ma Simon viene distrutto. Quindi, che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, io vi chiedo come sempre di lasciarmi like, aiuterà una cifra al canale, ma soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi, mi farebbe molto felice questa cosa, poiché in questo modo attivando la campanella saprete sempre quando metterò online una nuova parte di Detroit Become Human. Detto questo, grazie di aver visto il video, come sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti!